Grazie. Grazie Guido, anzi grazie Presidente, faccio la parte formale e istituzionale. Anch'io unisco il mio saluto a quello di già consegnatovi dal Presidente Guido Barilla, per dire però fuori dalla formalità, dal rigore, che questo è un momento molto importante. Questo è un momento molto importante perché, e ringrazio di cuore Barilla e la Fondazione Barilla, noi abbiamo l'occasione, forse per la prima volta, specie se, forse per la prima volta no, però insomma per una volta seria, se ci aiutano anche le amiche e gli amici della stampa, di raccontare che cosa può essere Expo. Guido ha detto delle cose che io condivido quasi tutte, soltanto un passaggio ha detto una delle poche eccellenze che l'Italia ha, per me ne ha tante di eccellenze. E non perché mi pagano per questo, anzi mi pagate per questo, ma perché ne sono convinto, perché giro gli angoli di questo straordinario paese e trovo strepitose opportunità. Oggi sono stato in altre realtà importanti di questo territorio e ho trovato aziende capaci di competere nel mondo, storie di donne e uomini che lavorano con passione e determinazione. L'Italia è anche questo. L'Italia è soprattutto questo. Poi non riesce a raccontarsi, ma qui entriamo in un'altra vicenda che non è oggetto della discussione di oggi. Però condivido tutto il resto. Condivido cioè il fatto che il tema del cibo è uno dei grandi paradossi. Potremmo aggiungere un quarto paradosso. Com'è possibile che un paese come il nostro, che in tutto il mondo è noto per essere un paese che investe sull'agroalimentare e che produce bontà, abbia una bilancia commerciale su questi temi in cui noi, so che adesso vi metterete a ridere o a piangere a seconda dei punti di vista, ma esportiamo meno di quello che importiamo. Cioè, è naturale che ciò accada, che so, sull'energia, che la bilancia commerciale sia negativa, ma che noi esportiamo 31 miliardi di euro e ne importiamo 35 sull'agroalimentare è segno che qualcosa non funziona. Ed anche per questo, in questo caso con la giacchetta dell'azienda, ci siamo incontrati con Barilla e le principali realtà dell'agroalimentare qualche settimana fa a Roma e abbiamo deciso di fare un tavolo di lavoro per cui si passi da 31 a 50 miliardi nel giro di un lustro. Però non è questo il paradosso di cui vorrei parlare, seguo il ragionamento che ha fatto Guido e i tre paradossi che lui ha posto all'attenzione, paradossi di cui ha parlato alla luce del lavoro della Fondazione e alla luce anche del percorso che il protocollo di Milano ha avuto, sono i tre paradossi sui quali dobbiamo riflettere e ragionare insieme. Non è accettabile che oggi un miliardo di persone, poco meno di un miliardo di persone soffra la fame e un miliardo e mezzo soffra per obesità. Non è accettabile, è una contraddizione in termini assurda. Quando ciascuno di noi era un po' più piccolo, la fame nel mondo sembrava un tema molto più importante e più urgente, anche perché probabilmente i numeri erano diversi. Non ci nascondiamo che ne dicano i profeti del pessimismo, oggettivamente le cose sono un po' migliorate. Stiamo andando verso la lotta contro la malnutrizione, stiamo andando in modo deciso e ricordiamo anche, questo è importante, come anche alcuni giornali di grandissimo rilievo, penso all'Economist o a Ricerche Internazionali, hanno sottolineato, stiamo andando verso la fine della povertà, ancora a passi molto lenti. Però è così, non credete ai profeti del malaugurio, oggettivamente stiamo migliorando, i numeri stanno migliorando, ma non ancora a sufficienza. Per ogni bambino che soffre la fame dovrebbe esserci un dolore assurdo, dovremmo sentire spezzarsi il cuore e sentire i timpani che esplodono dalla rabbia e dal grido di dolore. E abbiamo cibo in abbondanza, abbiamo più cibo paradossalmente di quello che serve, abbiamo più persone che muoiono per malattie legate all'obesità di quelli che soffrono per le conseguenze della fame, è un assurdo. Il secondo paradosso che riguarda la gestione del territorio, come noi immaginiamo i nostri campi, come noi immaginiamo di destinare la nostra agricoltura, certo qui c'è anche un problema, lasciatemela dire un po' male, noi dovremmo anche tornare a dire che è bello stare in mezzo ai campi e tornare all'agricoltura. Ora io sto parlando in una delle capitali italiane e mondiali del cibo, per cui devo stare attento alle parole che uso, però quando io 20 anni fa andavo a scuola, fare
il cuoco si chiamava fare il cuoco. Non c'era Master Chef e tutti i serial, tutti i serial format, non i serial, no, tutte le varie trasmissioni televisive che hanno trasformato il cuoco in chef, hanno trasformato questo mestiere in uno dei mestieri più, si direbbe, cool del mondo, uno dei mestieri più affascinanti. In 20 anni c'è stata una rivoluzione. Ma noi, se uno di noi a scuola sapeva cucinare, lo prendevano un po' per quello svitato del gruppo. Oggi fare un ragazzo che ha 18-19 anni sa come tenere i tegami è visto come un grande. Perché? Perché ha passato un messaggio. Si è dato l'idea che il cibo non fosse un elemento, fosse anche un elemento di attrattività, di bellezza. Questo non sta avvenendo ancora sull'agricoltura. Non voglio dire che dovremmo fare le serie TV sull'agricoltura, ma dobbiamo proporre un ragionamento. Finché negli stadi di calcio torna a zappare come un elemento di offesa, o continueremo a dire torna nei campi pensando che stare nei campi sia un elemento di negatività, questo secondo paradosso non sarà vinto. C'è anche un problema di forma mentis, di cambiare mentalmente il nostro modo di procedere. E poi c'è il terzo paradosso, che è un'assurdità, lo spreco. Lo spreco pazzesco, per cui il protocollo di Milano si propone di dimezzare, se capisco bene i numeri, entro il 2020, e di ridurre quindi in modo molto significativo e consistente quel numero pazzesco di pasti, di cibo, di pietanze che buttiamo via. Bene, io sono qui, caro Guido, cari amici di Barilla, per dire che noi ci stiamo, che questi obiettivi sono i nostri obiettivi, che riuscire a recuperare e raggiungere risultati importanti in questi 3 obiettivi significa restituire un po' di dignità anche alla politica, perché la fame nel mondo non è questione tecnica, è questione che interpella la domanda del cuore di ciascuno di noi. E quindi sono qui per dirti e per dirvi che faremo insieme volentieri questo tratto di strada. Rimangono naturalmente 2 ulteriori questioni prima di chiudere. La prima riguarda l'Expo di Milano. Io vorrei dirvi grazie, perché avete dato con il protocollo di Milano l'occasione a ciascuno di noi di riflettere sul fatto che l'Expo è una cosa straordinariamente seria. Noi sui giornali italiani tutte le volte parliamo di Expo soltanto per i problemi che ci sono stati, oggettivi. Chi li negasse sarebbe in malafede, ma che stiamo risolvendo. Non è un caso che il nostro paese abbia messo mano da qualche mese a un'autorità nazionale anticorruzione guidata da un grande giudice come Raffaele Cantone, che abbia avuto il coraggio di guardare in faccia ai problemi e di risolverli. Io non mi sono messo lì a dire però quelli di prima potevano farlo meglio. Questo è un atteggiamento insopportabile. Quando c'è un problema non si sta a discutere del problema, si risolve il problema. Si fa così nelle famiglie, si fa così nelle aziende, si fa così nelle associazioni di volontariato, si fa così nella politica. Se c'è un problema non si apre una commissione tecnica per discutere su di chi è la colpa. Questo, poi le responsabilità vengono fuori, è un'altra storia. Quando c'è un problema si risolve e si ha il coraggio di prendersi le proprie responsabilità, cosa che sta facendo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che voglio ringraziare. Ma l'Expo oggi è soprattutto un'opportunità per parlare di questi temi in modo non banale, non ideologico, per dire che questi temi sono fondamentali nella discussione del mondo. Abbiamo passato anni a ragionare degli zero virgola, delle percentuali, dei vincoli, dei criteri di bilancio, cose importantissime, per carità, ma riduttive rispetto al fatto che quando un bambino muore di fame non c'è virgola che tenga, non c'è percentuale che tenga. E quando c'è la possibilità per un grande paese come l'Italia, che deve smettere di piangersi addosso, che deve smettere di raccontarsi che va tutto male, deve affrontare i problemi perché alcune cose non vanno e vanno cambiate, ma ci deve essere la consapevolezza che quando c'è un'opportunità come quella dell'Expo a Milano per poter raccontare una certa idea di sviluppo e di futuro, lì l'Italia deve starci, l'Italia deve essere protagonista. Allora anche per questo vorrei ringraziarvi. E vi dicevo l'ultima cosa prima di chiudere, c'è anche un tema però che riguarda come noi ci poniamo nel mondo, anche con le nostre aziende, anche con le storie delle nostre realtà. Noi abbiamo la possibilità di portare l'agroalimentare italiano praticamente dappertutto, dai macchinari alla qualità del nostro cibo. Se ci pensate, alcune occasioni le abbiamo perse, e credo che le abbiamo perse per sempre. Se tu vai in America,
non credono che la pizza sia nata a Napoli. Pensa che sia la Pizza Hut, o sbaglio? Cioè le grandi catene che hanno, ma dico male, non dico commercializzato la pizza in modo su scala globale, ma è andata così praticamente, eh? Pizza Hut o sbaglio, non sono italiane, sono grandi catene. L'idea del bar all'italiana oggi è, non dico brevettata, ma comunque diffusa in tutto il mondo da una catena che non è italiana, da un'importante catena multinazionale in America. Alcune delle intuizioni tipiche dell'italianità sono state prese e portate via per nostra colpa, per nostra responsabilità, per nostri errori. Ecco che è importante che dai macchinari fino ai prodotti di alta qualità noi possiamo provare a utilizzare questo settore come un settore nel quale fare investimenti e creare ricchezza. Nell'ultimo mese l'export è cresciuto del 7,3%, andremo oltre gli obiettivi, i goal che ci eravamo prefissi, ma possiamo e dobbiamo fare di più. Allora, tutta questa lunga storia o elenco di considerazioni che vi ho proposto non avrebbe senso se non chiudessi tornando al punto di partenza, cioè al luogo nel quale noi siamo. Un anno e mezzo fa, invitato da Guido, ho avuto la possibilità da Paolo, da Luca, di assistere alla storia, alla rappresentazione nel centenario al Teatro Regio di Parma della storia di Pietro Barilla. Ed è una storia straordinariamente bella. Non è tutta la storia di Barilla. Barilla nasce prima, 1877. È però una storia tipicamente italiana nella sua bellezza e nelle sue complessità. È la storia di chi ha voluto ed è stato capace di affrontare dei momenti di difficoltà, di ripartire, di riprendersi l'azienda in un determinato momento e di dedicarle il futuro che merita. Io vorrei che ciascuno di noi, quando pensa al nostro paese, pensasse esattamente a storie come questa. Che sono storie belle, storie di altissima qualità, ma sono storie che ritroviamo nel piccolo, in altre, tante vicende. Noi siamo un paese che oggi deve fare tante riforme, e non vi sto a fare l'elenco qui, tanto lo faccio tutte le sere in televisione, e le stiamo facendo, piano piano, passo dopo passo, e non molliamo di un centimetro, e tutte le volte che c'è qualcuno che ci attacca, le facciamo con ancora maggiore determinazione, ascoltiamo le critiche, ma poi andiamo avanti. Però la riforma più grande del paese non è il fisco, non è la Costituzione, non è la legge elettorale, non è la giustizia civile, non è la pubblica amministrazione, non è il mercato del lavoro, non è neanche la scuola, che pure è la più importante di tutte, perché di tutte queste quella più importante è la scuola. Ma l'unica riforma che ci permetterà di uscire dalla crisi sarà la riforma innanzitutto di noi stessi, della nostra mentalità. Noi dobbiamo tornare ad avere quello spirito che ha segnato una generazione di lavoratrici e lavoratori, non solo di imprenditrici e imprenditori, e che ha permesso a un piccolo paese di essere una grande potenza industriale nel mondo. Noi siamo lì, in quella storia lì, e se siamo convinti e consapevoli della nostra forza, siamo nelle condizioni di poter tornare a dare ai nostri figli l'idea del futuro non come di una minaccia, ma di un'opportunità. Dobbiamo smettere di pensare che il futuro sia popolato di persone cattive. Il futuro è fatto di opportunità. Se saremo in grado di coglierlo e di andare a prendercelo, beh, allora saremo stati dentro una storia italiana. E questo è anche un po' il racconto che spesso Barilla ha fatto con i vari prodotti in questi anni, non soltanto nell'advertising, nella pubblicità, ma nel modo di presentare se stessa e i propri prodotti. È la storia di una casa, di un luogo nel quale una comunità si ritrova. Io vorrei dal profondo del cuore augurare a ciascuno di noi di essere in grado di cogliere le opportunità che il futuro ci darà, a partire dall'opportunità dell'Expo, a partire dal grande tema ideale e concreto del cibo e della fame, per dire che ciascuno di noi, se ce la mette tutta, sarà in grado di considerare il futuro non come una minaccia, ma come un'occasione. Ed è con questo spirito che il governo italiano, ringraziando la Fondazione Barilla, crede, scommette e punta sul protocollo di Milano. Naturalmente a ciascuno di noi il compito di fare un pezzo di strada adesso, e lasciatemelo dire, anche la mia personale gratitudine alle lavoratrici e lavoratori di Barilla, alla Fondazione Barilla, perché da qui, da Parma, oggi arriva un messaggio che va oltre la vostra città e che va oltre il nostro paese. Grazie e buona serata a tutti.